è. L'Alzheimer è un bisogno dell'anima di ritornare ai primi anni di vita, dove ci sono i traumi infantili. Da 1 a 3 anni, più o meno. Da 0 a 3 anni. E quindi, siccome da 0 a 3 anni, normalmente l'anima che fa? Scarica sul computer nuovo tutti i file vecchi, come si dice, registra il programma di questa vita. Si dice che a 21 anni si diventa spiritualmente maturi. Sì, già tutto, diciamo, è tutto scaricato, chiaro? Ma il più grosso del lavoro si fa nei primi 3 anni di vita, perché è inconscio. Sì. E si fissa a livello inconscio nella persona. Sì. Chiaro? Che rappresenta questo? Rappresenta il programma di vita per questa volta. Sì. Cioè, questa vita la devi vivere in funzione dei programmi che tu hai scaricato nei primi 3 anni. Capito? Quando c'è l'Alzheimer ritorni nei primi 3 anni. Ritorni alla vecchia età, all'età infantile, quasi sempre. Io lo vedo dal naso questo. Sì, dal naso, si assottiglia al naso. No, si diventa piccolo il rapporto al viso. Si assottiglia. Non si assottiglia, si rimpicciolisce. Sì. Che assottigliare è un altro aspetto, morfologicamente diventa sottile. Anche. Si rimpicciolisce. Si rimpicciolisce il rapporto al viso. Quindi vuol dire, siccome il viso è l'espressione vitale, energetica, ti sei allargato troppo senza contare il cuore, che è il centro del viso. Sì, esattamente qua. Sì. Quindi il cuore, i sentimenti e quindi l'anima... L'hai trascurato. L'anima che fa? Alla fine della vita... Ti fa pagare il conto. No, non ti fa pagare il conto, ti porta lì. Ti porta lì. Lì dove hai trascurato i punti. E devi lavorare solo su quelli. Quindi in ogni caso la malattia serve per guarire l'anima e perché l'anima possa fare il suo lavoro. Perfetto. Sta lavando al punto.